condizione delle strade provinciali è abbastanza attenta e puntuale, soprattutto sulla segnaletica, sulle strisce sia orizzontali che sulla segnaletica verticale, è abbastanza puntuale anche sulla manutenzione del manto stradale. Noi investiamo diversi milioni di euro ogni anno per il mantenimento del manto stradale, quindi questa accusa mi sembra alquanto infondata. È Poi per infondata, quanto dice. riguarda la 155, nel tratto di competenza dell'amministrazione provinciale, cioè dopo Frosinone, è in esecuzione il cantiere di allargamento della 155 fino a Fiuggi, quindi l'amministrazione provinciale in tal senso si sta muovendo tra mille difficoltà, ma non certo si può imputare la mancanza di segnaletica o di mancata manutenzione sul manto stradale. Quello che ci lamentiamo noi e che pensiamo sia importante per la nostra provincia è creare nuove infrastrutture stradali. Su quelle abbiamo grosse difficoltà per mancanza di fondi, non certo sul mantenimento dell'attuale, insomma. Loro da ultimo chiedono proprio alla provincia, dicono, ci rendiamo conto che è impossibile rifare tutte le strade, cioè dove non c'è manutenzione. La proposta però è quella di convocare un tavolo permanente per analizzare e risolvere le situazioni stradali più critiche. Loro rivolgono questo appello al presidente Iannarilli, quindi a lei in sostanza. Guardi, questa provincia, questo territorio ha bisogno di meno tavoli, di più fatti. L'ennesimo tavolo, cioè la consulta dei sindaci per la sicurezza stradale, il tavolo che chiedono le varie associazioni. La nostra provincia ha bisogno di fatti, non di tavoli di ragionamento che poi hanno anche un loro costo. Ha bisogno di interventi veri. Ecco, noi tendiamo a fare questo più che i tavoli di discussione. Pensiamo che sia importante intervenire più che discutere. Ma al di là della sicurezza stradale, sappiamo che anche in altre province si è investito tanto, tantissimo, anche nella formazione e nell'educazione, delle nuove generazioni. Che tipo di progetti avete in Guardi, noi cantiere? il 23, il 23 di novembre, presso la sala della provincia, c'è un convegno sulla sicurezza stradale che dà inizio a un progetto di sensibilizzazione verso i giovani nelle scuole della nostra provincia e nei maggiori comuni della nostra provincia per il problema, la tematica della sicurezza stradale. Questo è un fatto concreto che partirà da qui a qualche giorno e nel quale siamo abbastanza orgogliosi perché, come nel caso delle barriere stradali, la provincia partecipa fattivamente a questo progetto con un contributo importante del 50%. Quindi anche attraverso il coinvolgimento delle forze dell'ordine, in Con che il modo lo farete? coinvolgimento dei comandi di polizia municipale dei vari comuni faremo un monitoraggio che sarà in rete, rilevazione di tutti gli incidenti stradali sulla nostra provincia per individuare anche i punti critici dove si svolgono la maggior parte degli incidenti per intervenire in maniera diversa con infrastrutture diverse. Bracaglia, lei che cosa ne pensa? Senta, io volevo aggiungere un attimo una cosa. Quello che sto vedendo che si sta verificando a Frosinone, non credo che si verifichi anche in altre parti d'Italia, che vengono fatti gli attraversamenti pedonali a ridosso immediato delle curve, cioè in una rotatoria dove vengono fatte le strisce pedonali. Quando si esce dalla curva ci si trova le strisce pedonali immediatamente in piena, quasi alla fine della curva, per cui chi va a velocità sostenuta, se c'è un pedone che sta attraversando, allora andrebbero messe delle indicazioni prima oppure queste strisce spostate ad una distanza di sicurezza. Ora l'assessore Ciodoli ha preso impegno che anche quelle, quando rientra lunedì il responsabile, lo farà, però lo voglio sottolineare perché è assurdo anche alla piastra dove stanno ultimando i lavori adesso, ho visto strisce pedonali fatte in piena curva, le hanno fatte ieri, quindi continuiamo a fare errori su errori. Io pregherei gli assessori di dire, ma più che gli assessori, penso siano i direttori dei lavori che devono mostrare un po' più d'attenzione a queste problematiche, perché fare una piastra e non prevedere la recinzione sul terreno dove vanno a giocare i ragazzini e possono cadere di sotto, ora la faranno, hanno promesso che la faranno, me lo Perché auguro. ancora, insomma, è Me in lo voglio divenire, augurare che ancora non ancora è è a chiuso il livello cantiere, non di è. cantiere, Dopo tanti anni quindi. finalmente forse ce la faremo a chiudere questo. Sì, ce la dovremmo fare, stanno proprio agli sgoccioli, è venuto un bel lavoro. Ci sono delle cosette da aggiustare, hanno promesso che le aggiusteranno. Volevo sottolineare il fatto del blog, perché è nato questo blog, se no dice questo qui cosa ci sta a fare. Questo blog è nato agli inizi, proprio a novembre dell'anno scorso, perché io misi in piedi l'idea di fare una casetta dell'acqua pubblica, un distributore di acqua naturale refrigerata e frizzante, che il sindaco ora ha sposato, ha dato incarico all'assessore Raffa di portare a compimento questo progetto, perché ho trovato anche uno sponsor che ci mette a disposizione la casetta. Dobbiamo mettere, il comune deve mettere dentro solo
diciamo, le strutture, la macchina per sistemare e aggiustare il valore dell'acqua. Quindi Gli dicevano. sponsor, voglio dire, oltre a queste cose, potrebbero essere cercati, il comune non credo che non abbia le possibilità, anche per queste cose. Strade, rotatorie, tutto ciò dove servono soldi e le casse sono Cardinali, sponsor, può essere Cardinali. praticabile come Che ne soluzione? Forse pensa? per sistemare una aiuola all'interno di una viabilità comunale sicuramente è possibile pensare di usufruire degli sponsor per fare un'arteria stradale nuova, è un po', insomma, un po' Beh, lei utopistico. parla di Per la grandi opere, manutenzione? È un po' utopistico questo per Per la manutenzione? pensare. Ma per la manutenzione, come le ripeto, l'amministrazione provinciale ha dei fondi che gli vengono trasferiti all'ANAS per la manutenzione delle strade, quindi da questo punto di vista noi non lamentiamo la carenza di fondi per la manutenzione ordinaria delle strade, che, come le ripeto, è abbastanza puntuale. Adesso abbiamo affidato i lavori abbiamo diviso la provincia di Frosinone in 7 servizi, abbiamo affidato i lavori delle ditte esterne e quindi abbiamo anche la certezza di una manutenzione puntuale e verificata da noi, insomma, quindi da questo punto di vista credo che la provincia di Frosinone non ha grossi ritardi rispetto al resto d'Italia, insomma. Poi, come sosteneva bene prima il nostro amico, le rotatorie sono un punto di forza, un obiettivo da raggiungere. Ecco, noi nel piano triennale delle opere pubbliche per l'anno prossimo su Frosinone abbiamo previsto la realizzazione di una rotatoria all'incrocio della strada Asi nella zona industriale di Frosinone, che è di competenza della provincia, che toglierà il semaforo della Tomacella per chi è di Frosinone, che conosce bene, e che aiuterà sicuramente a rallentare il traffico in quella zona importante di Quindi a livello di Frosinone. tempi questa rotatoria. Questa nel 2011 sarà sicuramente realizzata. I prossimi obiettivi? I prossimi obiettivi sono creare un progetto di una rete infrastrutturale sulla nostra provincia integrato che ci permetta di alleggerire il traffico e di migliorare la sicurezza sulle nostre strade. Questo però avviene a passi graduali attraverso la necessità di reperire fondi importanti per realizzare questo progetto. Il rapporto e l'interlocuzione con la regione com'è? Ah, la regione, ovviamente, essendo dello stesso colore politico, il rapporto è buono. Chiaro che però la regione in questo momento si è trovata ad affrontare mille difficoltà legate anche alle difficoltà economiche, al mancato trasferimento dei fondi da parte del governo. Adesso sembra che questo problema sia risolto, quindi ci siederemo in tavola attorno con la regione per discutere di questo problema e vedere quello che è possibile L'opposizione fare. dice che prima c'era in giunta un assessore, quindi magari qualche fondo in più arrivava, adesso non c'è l'assessore, quindi. Ma io non credo che sia questo il problema, anche noi abbiamo i nostri parenti politici alla regione, però credo che il problema principale sia che la regione sia nelle condizioni di sedere a un tavolo e di poter dire possiamo fare questo oppure non lo possiamo Se fare. dovesse assicurare il completamento di un'opera entro fine mandato, su cosa punterebbe? Ma ovviamente io punto sulle opere che sono di diretta realizzazione da parte Me dell'amministrazione ne dica una. provinciale, ad esempio la rotatoria che dicevamo prima qui a Frosinone, l'allargamento di alcune strade provinciali nella zona nord che è stata un po' abbandonata negli ultimi anni, l'allargamento della 155 tra Frosinone e Fiuggi. Queste sono le opere su cui puntiamo. Allora, Bragaglia, ci dica lei invece che cosa desidererebbe vedere realizzato entro brevissimo termine. Guardi, io sto diventando sarà che ho i nipoti piccolini che abitano allo scalo, non è un discorso egoistico perché io mi muovo su tutto il territorio di Frosinone, su tutte le problematiche di Frosinone. E quella dell'inquinamento. Frosinone è una materia molto pesante. Sto insistendo, ho fatto proposte, mi sono incontrato con gli assessori, già sono due, tre incontri che faccio, cioè io lo sto facendo a tempo perso perché sono pensionato, tempo e lo dedico per il bene della città. I semafori devono scomparire. Il semaforo, abbiamo avuto 3 sforamenti nel giro di 4 giorni. Siamo arrivati a 74 microgrammi Parliamo del su livello di polveri metro cubo sottili. di PM10, Esatto. polveri sottili e anche altro. Se non i lavaggi delle strade li stanno intensificando. Ma l'età, stanno facendo i giorni di targhe, di No, no, limitazioni no, il del lavaggio delle. Ma traffico, no, quello non serve, quelle non secondo me non serve servono? niente La perché se non domenica c'è il vigile che ecologica hanno controlla fatto. non serve a niente, stiamo solo. Vabbè, lasciamo stare questo argomento e volevo insistere, eliminare il semaforo significa ridurre l'inquinamento perché le macchine scorrono, fluidificano, non si fermano il semaforo a motore acceso. E, ve La l'ho dato in rotatoria anteprima. invece del La semaforo. rotatoria, ad esempio, è via Piave, adesso viene eliminata e mettono una colonnina
in modo che le macchine possano diciamo manovrare meglio, lo facessero anche all'incrocio di via Armando Fabbri con via Marittima e a De Matteis, eliminassero i semafori sulla Montelatini, lo dovrebbero fare. Sì, lì c'è il progetto, lì c'è il progetto, certo, dove ci sono le quattro macro rotatorie. Io mi metto sempre questo grande punto interrogativo. Nel progetto c'erano le quattro. Il nostro tempo però purtroppo invitate è terminato. Invitate qualcuno responsabile di questo a dirci i tempi. Vediamo un attimino se in questo lasso di tempo ci sarà il pericolo che qualcuno ci rimette le penne o meno. Speriamo di no, intanto però a livello provinciale abbiamo visto che qualcosa si muove, no? Qualcosa si muove, sì, lo sto dicendo, stanno facessero, sì, intensificassero un pochino di più, specialmente sulla riduzione delle polveri sottili, sul PM10, che è una partita importante. Proprio questa sera l'assessore Raffa mi ha detto che stanno intensificando i lavaggi attorno alla centralina di Scalo, perché lì sarà argomento magari per un'altra puntata. Devono andare via dalla stazione perché inquinano, stanno sempre con i motori accesi, ad aspettare che scaldi il motore. E che quindi è la principale causa di inquinamento. Per me sì. Di inquinamento. E poi Codra, che il Codra ancora abbiamo i Codra che viaggiano dentro la città, ora sembra che li porteranno fuori. Purtroppo, vi dobbiamo purtroppo io ne avrei tante, il tempo a nostra disposizione è finito, ma dell'inquinamento torneremo sicuramente a parlarne, perché magari resta un record negativo di Frosinone, ahimè, Paolo. Allora, ringraziamo i nostri ospiti. Grazie, ringraziamo Luciano Bracaglia e ringraziamo l'assessore Alessandro Cardinali. Noi ci vediamo dopo la pausa per parlare di un altro argomento. A tra poco.